Fonti energetiche rinnovabili in alternativa a gas e carburanti. La crisi ucraina ha reso quanto mai attuale il dibattito su come ottenere nel nostro paese energie alternative. Se ne discuterà sicuramente ad EnergyMed dal 24 al 26 marzo nel corso della 13ª edizione del Salone in programma alla Mostra d'Oltremare. La presentazione presso la Camera di Commercio di Napoli alla presenza del presidente Ciro Fiola. EnergyMed è una fiera importante per il nostro territorio, come le altre fiere, perché portano turisti, portano economia, però in questo anno ha un significato molto particolare, ci fa riflettere sul nostro passato, che abbiamo fatto sicuramente scelte sbagliate o addirittura non le abbiamo fatte, e questo ci fa vivere di preoccupazione se si chiudono i rubinetti russi sul gas. Quindi questa lezione delle nostre colpe ci deve portare a riflettere sulle energie rinnovabili. Un dialogo sulle nuove fonti di energia deve essere aperto e affrontato con serietà con regione, comuni ed enti locali, così il direttore di ANEA, Michele Macaluso. Gli enti locali e le istituzioni svolgono un ruolo fondamentale perché devono dare l'esempio e quindi in tutte quelle che sono le loro funzioni, sugli edifici, sulle flotte, devono appunto introdurre sempre di più sistemi che siano efficienti dal punto di vista energetico, che producono energia da fonti rinnovabili, e noi al sud abbiamo giacimenti energetici del sole e del vento inesauribili che vengono sfruttati, è ormai banale dire, ma molto più in Germania che dalle nostre parti, e quindi loro devono dare un esempio forte, un segnale forte. Sia comune che regione saranno presenti a EnergyMed in una serie di interventi e speriamo che nei prossimi anni ci sia questo esempio e questo segnale anche da parte delle istituzioni. Una città come quella di Napoli ha bisogno di una sostenibilità a partire dai trasporti. Questo è il pensiero di Raffaele Castagna del Dipartimento Sostenibilità di Itaci. Siamo impegnati su dei progetti importanti, uno di questi appunto è la linea 6 e come dicevo prima stiamo iniziando la progettazione del nuovo deposito e della nuova stazione che sarà nella zona dei campi, della stazione FS dei Campi Flegrei, e l'obiettivo è quello di realizzare un'infrastruttura sicuramente sostenibile, utile per i passeggeri, con dei veicoli che forniremo totalmente progettati da noi e realizzati da noi, con tecnologie all'avanguardia, diciamo, per il comfort e la sicurezza degli utenti.